Le scritture dicono che Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo spirito umano è essenzialmente divino. Il famoso yogi indiano Vivekananda diceva: l'anima umana è potenzialmente divina. Dentro di noi c'è Dio, ma solo potenzialmente. Dobbiamo diventarne coscienti. Questo è lo scopo di un'autentica via dello spirito. Anche San Paolo diceva: non siete forse voi il tempio di Dio? Lo spirito divino abita dentro di voi. Quindi abbiamo questo grande potenziale da sviluppare. Lo scopo della vita umana è proprio questo. Trovare innanzitutto la divinità che è dentro di noi e poi vederla presente in tutta la creazione. Allora abbiamo realizzato veramente lo scopo dell'esistenza. Altrimenti siamo venuti in questo mondo per niente. Abbiamo perso la grande occasione di possedere un corpo umano. Anche Dante Alighieri diceva: nati non fummo a vivere come brutti. Siamo appartenenti al regno animale, ma abbiamo una qualità che nessun animale possiede, la possibilità di aprire l'occhio del nostro spirito e entrare in contatto con Dio. Scoprire quella realtà spirituale che è l'origine e il sostegno dell'intera creazione. Questa è veramente l'unicità dell'essere umano. In un tempio avevano messo un grandissimo lampadario, bellissimo, che spandeva la sua luce attorno. Tutta la gente andava ad ammirare questo lampadario. Ecco che un saggio illuminato giunse anche lui in questo tempio. Guardò il lampadario e disse: sì, è veramente un'opera magnifica, ma questo lampadario può illuminare solo il mondo fisico. Dentro di noi c'è una luce ancora più potente, ancora più meravigliosa, che può svelare i segreti dell'universo. Così l'uomo ha dentro di sé questa straordinaria capacità divina, ma la sua attenzione è sviata in mille rivoli, attraverso il mondo fisico che lo circonda. Il suo spirito anela a tornare alla sua origine, il vero habitat dello spirito umano. Non è questo esilio terreno, è la sua origine divina. Ma gli uomini cercano dei surrogati, a questa realizzazione che li renderebbe davvero beati per sempre. Questi surrogati sono la ricchezza,
il potere, cercare il proprio nome, la propria fama, i piaceri del mondo. In particolare lo vediamo in quest'epoca. Gli uomini cercano di dare agli altri una particolare immagine di sé. Pubblicano su internet fotografie, filmati, in modo da apparire al mondo come loro vorrebbero essere, essere ritenuti. Ma questa è solo la nostra apparenza fisica, non è la nostra vera essenza spirituale. Così l'uomo è sviato verso tutti questi ottenimenti di carattere materiale, ma la ricchezza, il nome, la fama, il potere, alla fine dovranno essere abbandonati. Non ce li potremo portare con noi quando dovremo abbandonare questo provvisorio soggiorno terreno. Che cosa ci potremo portare con noi? Il nostro spirito e tutte le realizzazioni che lui ha attuato nel prezioso corso della propria esistenza. Non è un periodo né lungo né corto. È il periodo giusto per realizzare la conoscenza. E la conoscenza spirituale ce la potremo portare con noi per sempre. Questa è la differenza tra i beni transitori, deperibili di questo mondo, invece la conoscenza autentica, l'esperienza del proprio spirito di Dio. Così solo coloro che comprendono la grandezza di questa ricerca si pongono in cammino. Ci fu una tempesta un giorno e il mare gettò sulla riva, sulla spiaggia, conchiglie e molluschi. E quel giorno lì anche un gran numero di perle. Ecco che passarono di lì degli uccelli marini, che beccavano i molluschi, ma non diedero alcuna importanza alle perle. Poi passarono alcuni bambini che gareggiavano su chi raccoglieva le conchiglie più belle e più grosse. Così raccoglievano tutte le conchiglie. Ma anche loro non prestarono alcuna attenzione alle perle. Ecco che alla fine arrivò sulla spiaggia un pescatore di perle. Disse: guarda che fortuna. Oggi non devo calarmi nelle profondità del mare. È il mare stesso che mi ha fatto dono di tutte queste perle. Così raccolse le perle, le portò al mercato e realizzò una fortuna. Così solo gli intenditori, coloro che capiscono qual è il valore della via spirituale,
seguono gli insegnamenti del Maestro. Sono pochi fortunati in quest'epoca. La maggior parte della gente ha invertito i valori autentici. Da un grande valore ai beni di questo mondo e si dedica ad essi come se fossero eterni. Non dedica invece nessuna attenzione agli autentici valori dello spirito. Il maestro è colui che viene a risvegliarci a questa realtà autentica. Il maestro ci dà un abbrivio su come aprire la porta dei segreti dell'aldilà, dei segreti dello spirito. Il maestro apre l'occhio e l'orecchio del nostro spirito, ci fa contemplare i segreti del mondo più elevato e ci fa ascoltare qualche nota della musica onnipervadente che ha quella vibrazione che ha originato e sostiene l'intera creazione. Ci mette in cammino, dà il vero valore alla nostra vita, finalmente. A un'asta c'era un vecchio violino, in mezzo a tanti altri oggetti. Un violino di non grande valore. Ecco che nel locale dove si svolgeva questa asta arrivò Paganini, il più grande violinista che sia mai esistito, a detta degli intenditori. Ecco che Paganini imbracciò questo violino e si mise a suonarlo. Ne trasse una musica affascinante, come lui sapeva fare, che ammutolì tutti i presenti. Poi posò questo violino e se ne andò. Ma quel violino aveva moltiplicato il suo valore. Essendo stato suonato da Paganini, tutti desideravano comprarlo. Il suo valore all'asta andò alle stelle. Così siamo anche noi. Siamo dei poveri strumenti che non conoscono nulla della melodia divina che pervade l'intero cosmo. Ma quando incontriamo il Maestro, allora il nostro valore autentico viene alla luce. Da persone insignificanti che eravamo, finalmente diventiamo degli autentici uomini. Cos'è un uomo autentico? È un uomo in cui i sensi fisici sono governati dalla mente e la mente è governata dallo spirito.
Diceva Platone che un autentico uomo è come un'auriga. Nell'auriga lo spirito, che sarebbe l'auriga stesso, con le briglie della mente, dirige i cavalli dei sensi. I sensi e la mente sono dei magnifici mezzi quando sono sotto controllo. Ma se non sono controllati, diventano dei poderosi nemici, è proprio come il fuoco. Così attraverso la via dello spirito noi acquisiamo gradualmente la padronanza dei sensi e della mente. Ma nella maggior parte degli esseri umani avviene il contrario. I sensi vanno dietro le attrazioni di questo mondo e la mente li segue senza alcuna volontà personale. Lo spirito è completamente dimenticato. Il maestro è colui che lo viene a risvegliare. E ci impartisce un'iniziazione ai misteri dello spirito. Finalmente veniamo a conoscere qual è lo scopo vero della nostra esistenza. Ma sono pochi fortunati che vengono messi in cammino. Ci sono 8 miliardi di persone a questo mondo, ma quanto pochi sono quelle che in quest'epoca di Kali Yuga, è l'età del ferro, vengono messi dal maestro sulla via dello spirito. Sono i pochi pronti e fortunati a fare proprio il suo messaggio. Così la maggior parte degli esseri umani sono addormentati profondamente ai beni dello spirito. Hanno avuto una nascita fisica, una nascita umana che è veramente preziosa, ma non sono ancora nati alla vita dello spirito. Il Cristo diceva appunto che dobbiamo nascere di nuovo se vogliamo entrare nel regno di Dio. La prima nascita è quella fisica, ma la vera nascita è quella che ci dà il Maestro quando ci inizia alla via spirituale. Apre l'occhio e l'orecchio del nostro spirito. La luce e il suono divini risvegliano lo spirito che è in noi. Vedete, ci sono i giovani al giorno d'oggi che hanno scambiato la notte col giorno e viceversa. Allora, dopo essere stati a divertirsi tutta la notte, rientrano e si mettono a dormire. Allora la mamma li lascia dormire per un po', poi li va a svegliare. Come fa a svegliarli? Spalanca la finestra, gli scuri, entra la luce.
e poi li chiama e dice: svegliati. Allo stesso modo la luce e il suono risvegliano lo spirito addormentato. Quando lo spirito è risvegliato, allora possiamo cominciare l'autentica meditazione, la via che conduce alla liberazione sulla luce e il suono divini. Allora, dopo aver ricevuto questo dono completamente gratuito, sta a noi farne tesoro, svilupparlo di giorno in giorno, dedicandoci alla pratica della meditazione. Quindi occorre anche costanza, naturalmente, sulla via divina. Ci fu un grande scienziato che fece una invenzione che rivoluzionò la vita degli uomini. Per migliaia di anni gli uomini rischiaravano le loro notti con candele o torce. Questo scienziato Edison inventò la lampadina. Il giorno d'oggi sembra un'invenzione semplice, ma lui fece addirittura 20.000 tentativi e 20.000 esperimenti prima di inventare la lampadina. Così dobbiamo avere sulla via dello spirito la costanza di Edison. Svegliati, alzati, cammina e non fermarti mai fin quando la meta non è stata raggiunta. Ma l'impegno che noi mettiamo nel cammino spirituale è il lavoro più retribuito che esiste a questo mondo. Vedete, la gente lavora per, in definitiva, mantenere il proprio corpo fisico e anche i propri interessi mentali, si potrebbe dire. Ma non fa nulla per il proprio spirito. I beni che acquisisce servono soltanto a mantenere il corpo in vita, ma non lo conducono alla fonte autentica della beatitudine e della gioia che non ha più fine. Sono tutti beni deperibili che devono essere poi abbandonati quando lasceremo questo provvisorio soggiorno terreno. A volte anche durante l'esistenza stessa, il nostro nome, la nostra fama, la salute del nostro corpo, le ricchezze che abbiamo accumulato, ci possono essere tolte in un solo momento. Quei beni dello spirito, una volta acquisiti, rimangono con noi in eterno. Nessuno ce li può togliere. San Paolo, quando era stato imprigionato, diceva: per me anche la prigione è dolce. Aveva più tempo per dedicarsi alla meditazione. Così anche nella cattiva sorte i beni spirituali rimangono con noi e ci permettono di superare rapidamente tutte le difficoltà della vita. Così non c'è proprio paragone tra guadagnare
quanto ci serve per vivere una vita dignitosa e lavorare invece per guadagnare i beni eterni dello spirito. Naturalmente, anche un onesto lavoro è indispensabile per non dipendere dagli altri. I maestri ci invitano a essere indipendenti anche finanziariamente, perché se dipendiamo dagli altri finanziariamente non possiamo essere liberi neanche spiritualmente. Quindi una delle prerogative di tutti i maestri è stata quella di guadagnarsi da vivere col proprio lavoro. Anche il Cristo aveva sempre fatto il falegname, la vita, per la vita che precedette la propria predicazione, nella bottega del Padre. Ma, come dicevo prima, il lavoro più retribuito è quello che compiamo per il nostro spirito. C'era un mendicante che chiedeva l'elemosina lungo la strada. Ecco che vide arrivare un corteo. Era il corteo del re, preceduto dai ministri, delle sue guardie, da tutti i plenipotenziari dello Stato. Ecco che alla fine giunse la carrozza del re. La carrozza regale si fermò proprio davanti a questo mendicante. Il re aprì lo sportello della carrozza e disse a questo mendicante: fai la carità al tuo sovrano. Il mendicante rimase stupito, dice. Non sapeva cosa fare. Il re ripeté: fai l'elemosina al tuo sovrano. Ecco che il mendicante si frugò in tutte le tasche. Non aveva neanche una moneta. Finalmente trovò un chicco di grano. Non aveva altro. Lo mise nelle mani del re. Il re prese il chicco di grano e la carrozza ripartì. Ecco che questo mendicante non sapeva quale poteva essere il significato di questo evento. Il giorno dopo era di nuovo nello stesso luogo a chiedere l'elemosina. Ecco giunse un emissario del re a cavallo. Questo emissario si fermò davanti al mendicante, scese e gli consegnò un chicco di grano d'oro. Disse il mendicante: guarda che sfortuna, se avessi avuto una manciata di grano, guarda quanta ricchezza avrei accumulato, o anche qualche moneta, avrei avuto adesso delle monete d'oro. Il significato di questo aneddoto qual è? Che se noi diamo anche un piccolo sforzo per mettere in pratica gli insegnamenti del maestro, ne riceviamo beni moltiplicati. Ci hanno detto che dice:
se noi facciamo un passo verso Dio, Dio ne fa 100 verso di noi. Per cui la retribuzione che noi traiamo seguendo gli insegnamenti del Maestro è veramente immensa. Proprio come il chicco di grano trasformato in un chicco d'oro. Ma pochi, come dicevamo prima, sono coloro che sono pronti a seguire queste vie. I maestri sono come grandi alberi che protendono la loro ombra confortevole, che dà refrigerio ai brucianti desideri di questo mondo, che rendono la vita veramente difficile. Le passioni di questo mondo, appunto, consumano gli esseri umani. La via dello spirito attraverso il Maestro dà il vero refrigerio. Ci portiamo al di sopra di tutte le vicissitudini di questo mondo. C'erano alcuni discepoli col proprio maestro, stavano facendo una passeggiata. Giunsero a un bosco e videro che c'erano dei boscaioli che stavano abbattendo tutti gli alberi. Abbatterono tutti gli alberi del bosco, ma ne lasciarono solo uno alto, che protendeva i suoi rami verso il cielo. Chiesero a un boscaiolo: ma come mai quest'albero l'avete lasciato? Avete abbattuto tutti gli alberi del bosco, avete lasciato solo quello. Disse il boscaiolo: quest'albero non ha nessun valore. La sua legna non va bene per essere bruciata. Il suo legname non può servire a costruire qualunque oggetto. È veramente un albero inutile. Per questo l'abbiamo lasciato. Ecco che qualche tempo dopo il maestro con i suoi discepoli passò ancora di lì e videro quest'albero e sotto quest'albero e su quest'albero una scena meravigliosa. Alla sua ombra c'erano tante persone sedute che godevano il refrigerio e la pace e la tranquillità dei suoi rami protesi. E sui rami gli uccelli avevano fatto dei nidi e saltavano da un ramo all'altro allegramente. Dissero: quei boscaioli non avevano capito il vero valore di quest'albero. Era l'albero che aveva più valore di tutto il bosco. E loro non se ne erano accorti. Così il maestro è un albero simile. La gente cosa dice? Ma gli insegnamenti del maestro, ma sono cose inutili, no? Dobbiamo sostenere una disciplina, ma
con quale vantaggio? Godiamoci la vita. La maggior parte della gente dice così. Ma i pochi fortunati che comprendono il valore dei suoi insegnamenti e raggiungono il summum bonum dell'esistenza, realizzano finalmente lo scopo che hanno ricercato da chissà quante epoche senza trovarlo. Gesù dava un comandamento importante e diceva: vivete nel mondo, ma non siate del mondo. Dobbiamo vivere nel mondo, ma essere al di sopra del mondo. Ma oggi si apre un'epoca nuova, non solo l'uomo è pronto per coloro che sono naturalmente chiamati, non solo l'uomo è pronto a seguire la via, ma vuole anche costruire un mondo nel quale possa vivere nella conoscenza, nell'amore reciproco e nell'autentica beatitudine. Si apre un'età nuova. Vedete, in questo ultimo periodo noi siamo stati testimoni di eventi che hanno condizionato il mondo intero. Un virus invisibile ha trasmesso ovunque una malattia mortale. E questo evento così catastrofico è stato poi seguito da un altro evento. Una guerra nel nord dell'Europa che ha coinvolto in un modo o nell'altro l'intero pianeta. I prezzi sono andati alle stelle. La vita è diventata più difficile. Un'altra guerra poi ha aggiunto altri problemi. Ora noi non vogliamo più essere condizionati dagli eventi del mondo. Vogliamo diventarne liberi. Il centro dell'uomo, appunto, ha progettato e sta realizzando un centro autosufficiente in cui gli uomini possono essere del tutto indipendenti dagli eventi esterni. Guerre, carestie, aumento dei prezzi, qualunque calamità ci possa essere, non deve toccare questo centro fortunato.
ci deve essere acqua pura proveniente dal sottosuolo, energia rinnovabile che non dipende dal mondo esterno, campi da coltivare che diano quanto serve ai fortunati abitanti di questo centro. Le case dovranno essere costruite in maniera ecologica, in modo da fornire una vita salubre a coloro che vi abiteranno. Sembra un sogno, e gli uomini popoleranno appunto questo centro. Sembra un sogno, ma non è un sogno. Il centro dell'uomo ha già acquistato il terreno agricolo edificabile su cui sorgerà questo centro. Il progetto di questo centro è già stato approvato. Per cui occorre solo metterlo in piedi, insomma. Ma che cosa serve in più ancora? Costruire un centro non è difficile in definitiva. Basta avere i mezzi economici. Ma è più difficile costruire gli uomini che devono abitare in questo centro. La Bibbia dice che coloro che popoleranno la Nuova Gerusalemme dovranno essere giudicati irreprensibili. Dovranno essere pronti a vivere nel servizio reciproco, nell'amore, nella verità. Vedete, quando noi abbiamo bisogno di qualcosa, no? Andiamo in un negozio, al mercato e così via, dobbiamo pagare qualcosa per avere. No, in questo centro non si pagherà nulla. Ognuno porterà il proprio servizio, e in base a quello avrà tutto quello che gli serve. In questo mondo, quindi, la scienza suprema sarà la spiritualità, la scienza dello spirito, e governerà tutte le altre scienze. Non sarà più un lavoro fatto per guadagnare, ma sarà un lavoro fatto per servire gli altri. E questo genererà pace, tranquillità, beatitudine, amore reciproco. È quella che viene definita l'età dell'oro. Il Kali Yuga, l'età del ferro, sta ultimando. L'uomo deve dare inizio a una nuova era. Ma deve costruirle innanzitutto dentro di sé. E per questa costruzione la meditazione è veramente il perno centrale, il pilastro che sostiene tutto l'edificio, perché la meditazione ci mette in contatto con Dio. Sviluppiamo le caratteristiche divine che sono dentro di noi. Conoscenza,
amore, beatitudine. Allora saremo pronti veramente per entrare in quella che può essere definita la città della luce. Ma dobbiamo costruirla innanzitutto dentro di noi. Allora non sarà un'illusione, ma sarà qualcosa che veramente discende dal cielo, come dice appunto la Bibbia. Ma prima di costruire questo dobbiamo costruire il vero uomo che è in noi.